Le parole di Sonia Bruganelli pubblicate sui social network non lasciano dubbi. Ecco tutti i dettagli della situazione per settimane. Ciò che sta accadendo tra il commentatore Sonia Bruganelli e il suo marito storico Paolo Bonolis. Stanno accadendo per tutti. Pronto a dare teorie. Entrambi si sono sempre dichiarati contro queste cospirazioni. Anche andando in giro per le persone coinvolte in un video che irradiava la questione. Tuttavia, gli elementi a favore della loro pausa si sono accumulati nel tempo il crescente nervosismo. I messaggi e i post critici erano diventati l'agenda. Specialmente sul profilo di Sonia. Alcuni giorni fa arrivò la lunga e triste conferma tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si concluse. Dopo 20 anni di matrimonio. E viene distrutta. Una frase definitiva alle parole dell'ex coppia. I due hanno parlato della fine della loro relazione in un'intervista con Vanity Fair. Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a trovarsi in una situazione che non era più sua. Bonolis ha spiegato. È stato lo sforzo. E per questo devo congratularmi con lei. Finché era inutile continuare. Non potrei più vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un paio di relazioni. Intervenne Sonia. Quando chiese video ironico sulla loro separazione. Spiegò il motivo per cui lo facevano per riprendere ciò che era nostro. Un cuore spezzato che sta già guarendo un selfie in bianco e nero. Uno sguardo decisivo e alcune parole per accompagnarlo. È nel mal di cuore. Nient'altro che nel cuore. In italiano solo un dolore al cuore. Una citazione della canzone omonima della cantante americana Bonnie Tyler. Forse un chiaro segno dell'umore di Sonia. Il commentatore, tuttavia, appare molto sereno. Altre foto recentemente pubblicate sul suo profilo Instagram. Cui è compagnia di amici e colleghi vari stanze. Complicazione. Forse. La decisione dell'ex coppia di chiudere le relazioni con Serenity. Continuando a onorare le funzioni dei genitori e una rinnovata amicizia.